iniziamo a parlare del filtro di Kalman, che è un'alternativa all'Uemberger come stimatore dello Stato. Spesso l'Uemberger si trova definito anche come osservatore deterministico dello Stato. Noi non abbiamo introdotto fino ad ora, non abbiamo avuto bisogno nel nostro discorso di introdurre variabili stocastiche. Adesso lo facciamo per la prima e l'ultima volta, nel senso che il filtro di Kalman ha come differenza sostanziale rispetto all'osservatore Luemberger che introduce dei concetti stocastici nel modello matematico. Quindi il problema è sempre lo stesso. Abbiamo a disposizione ingresso e uscita e vogliamo fare una stima dello Stato. Okay? Prima di entrare nella descrizione del filtro di Kalman, anche questo lo facciamo senza dimostrazioni, è abbastanza onerosa la dimostrazione del filtro di Kalman, però dedicheremo molto tempo, perché due lezioni dedichiamo, a capire qual è il comportamento del filtro e che ruolo giocano i gradi di libertà del progettista, va bene, nel filtro di Kalman. Quindi prima di addentrarci richiamiamo un attimo due definizioni che voi dovreste già avere dai corsi del primo livello. Allora, x, che non a caso la variabile sarà x perché avrebbe stato, in questo contesto sarà una variabile stocastica con una funzione di densità di probabilità, in inglese trovate chiamata PDF, probability density function, f di x, e il suo valore atteso si definisce in questo modo. Va bene? Quindi è una media pesata tramite la PDF. Questo è il valore atteso di una variabile stocastica. La sua covarianza è una matrice, perché x è una variabile vettoriale. Questa matrice è il valore atteso di che cosa? Di x meno la media e per x meno la media trasposta. Guardate, questo è un vettore n per 1 e questo è un vettore 1 per n. Per cui la covarianza è una matrice n per n. Beh, che informazione ci dà la covarianza? Se di una variabile, una variabile scalare ha una varianza alta, cosa vuol dire? Qual è l'interpretazione qualitativa? Vuol dire che ha valori molto diversi tra di loro nel corso delle estrazioni. Vuol dire che, allora, io ho il valor medio è, se faccio tante estrazioni e ne faccio la media aritmetica, per il numero di stazioni vale infinito devo arrivare a ottenere il valore medio, ok? Ora io posso avere tante, il valore medio facciamo 10, posso avere tante estrazioni che hanno come valore numerico 9, 10, 11, 9,4, 10,2, o posso avere il valore medio con numeri che vanno da meno 400 a più 600, alla fine sempre 10 mi danno di media. Qual è la differenza? Che nel secondo caso ha un'ampia varianza, quindi c'è una distribuzione intorno al valore medio, e invece nel primo caso una piccola varianza. Quindi l'informazione che è all'interno della, diciamo, della matrice di covarianza è un'informazione su come è distribuita la variabile stocastica, la funzione di densità di probabilità intorno al valore medio. Va bene? Quindi in qualche modo, diciamo, se ho una varianza stretta, vuol dire che quel valore medio, diciamo, rappresenta una buona stima, se volete, di quella variabile. Va bene, lo vedremo. Poi definiamo una certa funzione che, diciamo, è stata la PDF, diciamo, utilizzata nel caso lineare, che è la gaussiana multivariabile. Ora guardiamola un attimo questa funzione, e poi, diciamo, c'è il disegno nelle pagine successive. Questa funzione ha valori scalari, no? È una funzione vettoriale a valori scalari. Ignoriamo questo coefficiente perché normalizza questo, però concentriamoci su che cosa ho qua. Ho un esponenziale, guardate, questa cosa complicata qua è comunque uno scalare, perché è elevato qua.
e viene scalato. Va bene, proprio regola del prodotto materiale. Per cui io vediamo ho questo come esponenziale. Questa è una forma quadratica, per cui è sempre maggiore di 0, perché lo scalare, perché? Perché la matrice di covarianza è definita positiva, proprio diciamo le proprietà della matrice di covarianza. E allora cosa significa? Guardate, se questo è sempre un numero maggiore o uguale a 0, il valore massimo dell'esponenziale dove viene raggiunto? Elevato, qua c'è il meno. Dobbiamo disegnare la funzione esponenziale? Zero. Allora, non voglio usare la x all'interno, ma z elevato a meno z, quindi z maggiore di 0. Ok? Quindi il valore massimo è in 0. E per quale valore di x? Questo è 0? Per x uguale alla media. Quindi questa è una funzione che al suo valore massimo, quando la variabile assume il suo valore medio, poi va decrescendo, ok? Perché va decrescendo? Perché questo qua è una forma quadratica, per cui più mi allontano dal valore medio e più diciamo, vado verso destra. Ovviamente lo può fare in tanti modi. Chi è che decide come lo fa? Questo peso qua, va bene? Se ho n uguale a 2 la posso disegnare questa funzione, e questa è la funzione. Guardate, il valore medio mu corrisponde al massimo assoluto della funzione, poi la funzione se ne va andando a 0 perché sono gli esponenziali, no, li abbiamo rivisti con la variabile tempo, ma è la stessa cosa, sono esponenziali che vanno a 0. Se taglio in orizzontale, le curve isopotenziali sono ellissi, e il disegno dopo ha diciamo, le ellissi disegnate, gli assi principali ellissi sono paralleli agli autovettori di P, ok, vabbè. E poi quella cosa complicata mi dice una cosa in realtà abbastanza semplice: quanto io ho questa funzione che è dispersa oppure secca intorno al valore medio dipende da che cosa? Beh, dipende dagli autovettori di questa matrice. E vedremo bene poi come, lasciamo per ora, quella è la definizione, adesso è la matrice della covarianza. È la covarianza, esatto. Questa è la stessa vista dall'alto, va bene? Quindi ho fatto il taglio, è un'ellisse, sì, mi trovo con un'ellisse. I due autovettori mi danno le semiasse, ok, quello è il valore medio, tutto a posto. Quindi la posso visualizzare questa funzione, va bene? E la voglio visualizzare perché poi mi aiuta nell'interpretazione. Allora, io mi fermo qui come richiami, perché mi servono solo la definizione, perché è chiaro che noi già conosciamo diciamo, le proprietà delle variabili stocastiche, però queste qua mi servono giusto per richiamarle adesso. Ok, vediamo subito la grande differenza del filtro di Kalman rispetto a ciò che abbiamo fatto fino adesso. Faremo il filtro di Kalman solo nel tempo discreto, ok? Non l'ho detto prima, ma non ci sta nulla di tempo continuo negli appunti, quindi solo tempo discreto. Ok. Allora, questo è il mio modello. Cosa c'è di diverso rispetto a prima? Poi lo facciamo, cominciamo poi subito col lineare, però la grande differenza che vedo subito, guarda, io lo scrivo subito in lineare, guardate, ci sono due termini in più che io prima non avevo. Questo W nelle equazioni della variabile di stato e questo B nelle equazioni di uscita. Chi sono? Queste sono due variabili stocastiche che aggiungiamo noi nel modello.
Poi le caratterizzeremo dal punto di vista stocastico nel modo più semplice possibile. Per adesso sono semplicemente due variabili stocastiche. E cosa rappresentano queste due variabili stocastiche? Cominciamo dall'uscita. L'uscita è facile. Se io qua metto rumore, cosa sto dicendo? Beh, dal punto di vista concettuale, per me è facile associare questo rumore a un rumore del sensore, cioè io lo riesco a interpretare facilmente. Io sto dicendo che la mia misura non è precisa. Nel momento in cui io passo da un'equazione di tipo deterministico a un'equazione di tipo stocastico, dal punto di vista matematico, io sto modellando l'incertezza. E l'incertezza sull'uscita è chiaramente interpretabile come rumore di misura. E va bene, lo capiamo. Okay? Lo capiamo perché no, siamo ingegneri, abbiamo fatto i corsi di misure, per cui il fatto che il sensore sia rumoroso non ci stupisce. E invece questo è un po' più sottile. Ma se io metto il rumore nell'equazione differenze, o quelle differenziali che però non faremo, cosa sto facendo? Beh, sto implementando un artificio matematico. Io sto dicendo che metto una certa incertezza anche nelle equazioni, ossia io sto dicendo che metto incertezza nel modello matematico. Quindi la dinamica di x è questa, sì, però potrei sbagliarmi, e ti metto una variabile stocastica per modellare l'incertezza nelle equazioni. Questo è, diciamo, la grande differenza iniziale rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, in cui era tutto deterministico. Riscriviamolo nell'ambito della linearità e vediamo il caso più semplice possibile dal punto di vista stocastico e, diciamo, tratteremo quello. La linearità significa, lo riscrivo in forma matriciale, ok? W alle dimensioni dello stato, chiaramente, perché il vettore a secondo membro, al primo membro c'è lo stato, deve essere forza m, e V alle dimensioni dell'uscita, ok? Quindi m. Qual è il caso più semplice? Beh, vediamo, queste due variabili stocastiche hanno media nulla, valore atteso nullo, ok? Perché? Vabbè, se il sensore l'ho comprato bene, io lo compro sempre con valore se ha una polarizzazione la posso comunque stimare con una fase di calibrazione, e quello di un processo è, rimaniamo nell'artificio matematico, a valore atteso nullo è l'ipotesi più semplice. Poi qual è la correlazione fra del rumore di processo? È impulsiva, guardate. Il valore atteso di W con I per W con J trasposto è una matrice definita positiva per delta di I men J. Delta di I men J, siamo nel tempo discreto, quindi è una sequenza con tutti i valori nulli tranne uno quando I è uguale a J. Okay? Quindi questo significa che questa covarianza è sempre zero tranne quando è l'autocovarianza, in questo caso ha una certa matrice di covarianza che è definita positiva perché per le proprietà delle matrici di covarianza deve essere definita positiva, ok? La stessa cosa vale per il rumore di misura, non è correlato nel tempo, perfetto, eccolo qua. Dopodiché tutto scorrelato con tutto, sono le cose più semplici, per cui il valore atteso del rumore di processo con il rumore di misura è sempre zero a prescindere dal tempo e dallo specifico elemento, sono due variabili che sono indipendenti fra di loro, e la stessa cosa vale lo stato con il rumore di misura. Va bene? Quindi questa è la situazione più semplice in cui ci possiamo mettere. Equazioni lineari e dal punto di vista stocastico con queste caratteristiche. Quello che noi facciamo adesso è guardare direttamente quali sono le equazioni di filtro di Kalman e poi le interpretiamo, va bene? Per cui non diamo la dimostrazione. Prima di arrivare alle equazioni ho bisogno di un'altra definizione però, e cioè Kalman introduce un'altra stima dello stato. Noi quindi avremo due stime dello stato, quella
per cui usiamo il cappello, quindi usando il cappello è lo stesso simbolo che abbiamo usato per Bloomberg, il significato è quello che poi voglio un'uscita, è la stima dello stato all'istante K dato K. Cosa vuol dire? È la stima dello stato all'istante K dopo che ho usato anche i dati in K. Va bene? Poi uso quest'altro simbolo per la stima all'istante K dato K-1, quindi usando i dati fino a K-1. Con una terminologia un po' più corretta dal punto di vista probabilistico, una è la stima a posteriori e una è la stima a priori. Ok, quindi queste sono le due stime. In realtà, se io parlo di stima e basta, voglio sempre quella a posteriori. Poi ho l'errore. Guardate, potrei anche definire due errori, chiaramente, però diciamo coerentemente a me interessa solo l'errore della stima a posteriori, quindi è x meno x cappello. E poi mi porto appresso nella mia studio anche la matrice di covarianza dell'errore. Guardate, la matrice di covarianza dell'errore io non la conosco, perché non conosco il valore vero, quindi è una stima. C'è scritto stima della covarianza dell'errore. Molto interessante questo. Cioè io già comincio a capire che il filtro di Kalman, oltre a darmi una stima, poiché la stima è una variabile, sarà una variabile stocastica, è all'interno di equazioni di differenze stocastiche, il filtro di Kalman mi dà anche una stima della covarianza. In qualche modo, dandomi la stima della covarianza, mi sta dando un certo grado di fiducia sul valore numerico che mi dà. Nel caso scalare, la mia PPF è la distribuzione normale. Va bene quella che abbiamo, quella che vi ho fatto vedere. Se io ho una situazione con questa varianza e una situazione con quest'altra, queste sono le due PDF e la varianza chiaramente in questo caso è molto più ampia, e io devo dire guarda, questa è la PDF, qual è la migliore stima che tu fai di questa variabile? E noi diciamo il valore medio, ok? Però in questo caso ti sto dicendo che la varianza è stretta, in questo caso è larga, quindi io ti sto dicendo, ti sto dando due informazioni, una la stima e poi quanto mi fido della stima. Quindi in questo caso mi fido di più rispetto a questo in cui la PDF è molto distribuita intorno al valore medio. Ok? Quindi ho un'informazione. Dal punto di vista grafico, se io prendo un qualsiasi istante K più 1, quindi io ho la stima e la covarianza, chiedo scusa, K dato K e K dato K meno 1. Anche in questo caso ce l'ho a posteriori e a priori. Dal punto di vista grafico, se K più 1 è l'istante in cui io ricevo i dati e posso fare delle elaborazioni, guardate, le due a posteriori si trovano un po' da questo lato, cioè ho usato i dati, mentre le due a priori si trovano un po' da quest'altro lato, quindi un po' a sinistra, non ho usato i dati. Come passo dalla stima posteriore di K alla stima a priori di K più 1? Beh, con una cosa magica che si chiama aggiornamento temporale. Lo vedremo subito che cosa significa. È una cosa molto semplice. Queste sono definizioni. Fino adesso abbiamo solamente introdotto il problema. E adesso, senza dimostrarlo, io vi metto davanti le equazioni. Molto complesse, sì, ora le interpretiamo pian piano e vediamo che diventano più leggibili e molto chiare, soprattutto quelle dello Stato diventano molto chiare. Questo è il signor Kalman, molto da poco ha pubblicato i suoi risultati principali intorno agli anni 60, e se vedete io ho disegnato in maniera diversa le equazioni, ho dei colori diversi, perché? Perché facciamo un salto avanti e uno indietro. Prima di rivedere le equazioni, voglio vedere questo grafico.
Guardate, la maggior parte degli stimatori dello Stato, anche il filtro a particelle che vedremo la prossima volta, si basano sull'alternanza di due operazioni. In un caso io uso la conoscenza del modello matematico per predire quale sarà il comportamento del mio sistema dinamico, alternato con l'utilizzo delle misure per correggere la mia stima. Vi ricordate che con l'osservatore Lemberger noi abbiamo dato l'interpretazione in forma di retroazione? Cosa avevamo? Una parte di emulazione e una parte di retroazione, cioè di correzione. Concettualmente stiamo facendo la stessa cosa, va bene? Abbiamo un'operazione di emulazione, di predizione, che vuole in ingresso il modello, e una operazione di correzione che vuole in ingresso le misure. Torniamo indietro. Queste sono, diciamo, le equazioni, e io, diciamo, voglio vedere prima la prima equazione e voglio capire che sto facendo. Vi chiedo a voi, allora immaginate che voi state stimando posizione e velocità di una pallina che sta rotolando su un piano inclinato, e all'istante K voi avete questa stima a posteriori, in posizione, vabbè, anche la velocità, però diciamo questa è la stima di fondo. Ora io vi chiedo, mi fate la stima x segnato in k più 1? Ora, vabbè, questa è una dinamica chiaramente tempo continuo, facciamo finta che è discretizzata, quindi il passo di campionamento lo conosciamo. Cosa mi direste voi? Se questa è la stima migliore che ho in K e devo fare la stima fra 3 secondi, fra 100 millisecondi, voi cosa fareste? Intuitivamente, ovviamente, cosa fareste? Sta rotolando la pallina. Fareste questo? No, perché sta rotolando, ok? E che vuol dire sta rotolando? Vuol dire che voi state conoscendo il modello matematico, state applicando il modello matematico. Voi state applicando intuitivamente la conoscenza della dinamica a questo sistema dinamico e state dicendo, ma se io conosco la velocità, conosco la massa, conosco l'attrito viscoso perché l'ho stimato, la gravità la conosco, guarda che io ti dico che in x segnato k più 1 questa è la stima, ok? Intuitivamente ci siamo. E le equazioni? Le equazioni significa questo. Che cosa ho fatto? Ho propagato la mia conoscenza del modello matematico di un campione basandomi sulla migliore stima che ho a disposizione nel momento in cui mi viene chiesto, che è quella posteriore. E dove sta il rumore di processo? Beh, sta qua il rumore di processo. Qual è la migliore stima che io ho del rumore di processo? È il suo valore atteso, cioè 0. Bene, quindi la equazione cosiddetta di aggiornamento temporale sullo stato è banalmente l'applicazione della dinamica, è banale. Va bene? Quindi la prima è banale. E la seconda? La seconda è banale
è altrettanto banale, nel senso che non la facciamo perché sono solo calcoli, ma concettualmente è la stessa cosa. Cioè noi concettualmente applichiamo la definizione di matrice di covarianza a questa variabile qua, poi ci mettiamo a fare tutti quanti i calcoli e viene che è legata alla matrice di covarianza a posteriori, alla matrice dinamica, e a questo punto entra in gioco la matrice di covarianza del rumore di processo. E questo è interessante. Questo è molto interessante, perché che cosa significa? Pensiamo adesso a uno scalare e abbiamo detto che la sua varianza è la sua distribuzione intorno al valore medio, va bene? Io la propago quella precedente in qualche modo e poi ci aggiungo cosa? Beh, se la mia covarianza del rumore processo era molto ampia, io sto mettendo un numero molto ampio qua, vuol dire che non mi fido molto del mio modello matematico. Quindi se la mia matrice di covarianza è alta, bassa, poi capiremo meglio cosa significa, perché in assoluto non significa niente, però poi lo capiremo meglio, e allora vuol dire che la mia matrice di covarianza della stima dell'errore tende a, cioè, mi fido poco, no? Se mi fido poco all'equazione vuol dire che questa tende a farla crescere, se mi fido molto magari tende a farla decrescere. L'aggiornamento temporale è quello che mi fa andare quindi da qui a qui, ok? Se voi guardate le equazioni blu non c'è l'uscita, c'è solo il modello, ci sono solamente A e B, non c'è la Y. Quindi per calcolare l'aggiornamento temporale non ho bisogno delle misure. Vediamo invece la correzione. Beh, la correzione mi dice: guarda, tu, allora facciamo meno 1, così ho la stessa, facciamo che questa era meno 1 e questa è casa, così ho la stessa del, la stessa, diciamo, della, la stessa formula. Io ho x segnato con k che mi viene dall'aggiornamento temporale precedente, però a questo punto acquisisco la misura, una bella fotografia di questa pallina, ok? E questa è la mia misura. E a questo punto quindi ho una stima a priori data dal modello che è rumorosa, ho una misura che è rumorosa. Qual è la stima migliore? Beh, la stima migliore è dire: guarda, tu prendi questo x segnato e poi ci metti qualcosa legata alla differenza tra la stima e la misura, cioè all'errore, sempre l'errore, perché anche questa è una retrazione. Quindi questo significa che x cappello con k è uguale a x segnato con k più un certo guadagno che moltiplica la misura meno la stima. Ma la stima chi è? Beh, la stima è sempre Cx segnato, quindi è la stima sull'uscita. Non posso retroazionare lo stato perché io non ce l'ho lo stato, è lo stimatore dello stato. Guardate, non è diverso dall'interpretazione dell'osservatore Berger in termini di frazione. Questa è la migliore stima che ho in questo momento, calcolata col modello. Questo è l'errore, la nuova misura meno la mia stima attuale sull'uscita, e poi ho un certo guadagno. Ora, il filtro di Kalman è proprio il guadagno, va bene? Il guadagno che sta scritto qua. Questo guadagno adesso dice poco, vi dice poco. PC trasposto per l'inversa di RB più CP ci trasposto, ma che cos'è? Ora noi cerchiamo di interpretarlo, questo guadagno. Studiando altre diciamo argomenti come l'identificazione, come le stime ricorsive, eccetera eccetera, alla fine lo si vede da tanti punti di vista e questo si ripropone in tanti modi. Però cerchiamo adesso di capire che cosa, come viene scelto questo guadagno. Per ora osservo che nel guadagno, vabbè, c'è la matrice delle uscite, c'è la covarianza e c'è
Beh, c'è il rumore di misura. Ok? In che modo entra in gioco il rumore di misura? Qua si legge poco in questo momento. Io dopo la riscrivo questo guadagno in maniera tale che si capisce meglio come entra in gioco. Ma intuitivamente, se è un sensore che fa schifo, quella misura, quanto la faccio entrare in gioco? Oh, non è che la butto via, perché sennò levo il sensore. Cioè, è un sensore, ma se ho tanti sensori di qualità diversa che misurano più o meno cose, no, più o meno uguali, dello stato diverse, io li uso come? Beh, cerco di usare di più quello di qualità migliore. Ma che vuol dire di qualità migliore? Che al rumore di misura, alla matrice covarianza, il rumore di misura più stretta, e quindi gli do un guadagno più alto. Ok? Lo vedremo, cioè lo capiremo questo. Comunque, queste sono le equazioni. Guardate, non c'è nulla da fare per implementare queste equazioni. Non bisogna ragionare. Queste equazioni si implementano in maniera meccanica, e questo è il grande successo di Kalman, è che non dovete neanche verificare la osservabilità. E vedremo che questo è anche il grande difetto di Kalman, perché ho visto cose che voi umani, cioè implementare il filtro di Kalman senza guardare l'osservabilità su sistemi non osservabili. Cosa succede? Lo vedremo. Okay? Numericamente non ci sono mai problemi. Guardate, qua c'è un'inversa, e allora io devo andare a vedere. Vieni a vedere, qua c'è una matrice covarianza che quindi è definita positiva. L'inversa qui è sempre numericamente ben definita. Il filtro di Kalman non ha mai problemi di divisione per zero. E Goldberger ce l'aveva. Ah, allora è meglio Kalman. No, aspettiamo e vediamo che cosa succede. Va bene? Però la prima cosa che vedo è che io qui conosco A, B, C, inizializzo le variabili, lo vedremo. Vabbè, l'ingresso ovviamente lo devo conoscere, questo lo implemento, ma in realtà è già implementato in tutte le salse, in tutte le librerie, va bene? Però il fatto di non aver bisogno di riflettere non significa che è un valore aggiunto, e ci farà perdere di vista qualcosa, e lo vedremo dopo. Quindi io salto sempre da una stima a posteriori in K, applico le equazioni blu, cioè quelle di aggiornamento temporale, e calcolo la stima a priori in K più 1, applico le equazioni verdi della correzione ed ho la stima a posteriori in K più 1, e questa è l'uscita del filtro di Kalman. Quindi io poi do X cappello in uscita. Va bene? Ok, capiamo questo guadagno, cerchiamo di capire questo guadagno. Allora, x cappello, quindi la stima posteriori, è uguale a quella a priori più una correzione. Questo delta x è una correzione. Ok? Lo chiamo delta x. E voglio capire, diciamo, questa correzione da dove esce, perché questo guadagno di Kalman è ottimo, che cosa sta facendo, quell'espressione strana da dove esce fuori. Allora, l'equazione di uscita è
valutazione d'uscita io ci metto la stima, quindi se segnato più delta x. Il mio scopo è quello di trovare delta x, ok? Bene. Noi che cosa facciamo adesso? Beh, io prima di tutto voglio capire, quindi facciamo una cosa, facciamo finta che non c'è il rumore. Vediamo un attimo in assenza di rumore come posso risolvere questa equazione. In assenza di rumore questa cosa è molto semplice, perché l'abbiamo già fatta in assenza di rumore. Ma io questa qua, guardate, io già l'ho vista questa equazione. Non l'avete già vista questa equazione? Io ve la scrivo senza K, senza dipendenze. C delta x uguale qualcosa, questa è l'incognita. Posso riscriverla in un altro modo? Ma non è questa. La conosciamo già questa. Perché la conosciamo già? Perché abbiamo fatto i richiami, l'abbiamo trovata in qualche altra situazione e poi ci leverà il sonno in robotica l'anno prossimo, ma ci sono le equazioni algebriche, lineari. Sono più incognite che equazioni o più equazioni che incognite in questo caso? Bene. C è m per n e noi diciamo consideriamo sempre n, vabbè, maggiore o uguale, ma facciamo maggiore di n, va bene? In realtà si può anche fare, però questa è la situazione che stiamo considerando. Allora abbiamo più incognite che equazioni, quante soluzioni esistono? Più incognite che equazioni. Matematica direbbe? Infinite. Esistono infinite. Ok? Io sto cercando il delta x che mi fa combaciare le misure con la stima. Ho levato il rumore, va bene? Per cui vuol dire che in questo momento le mie misure sono perfette. Poi lo rimettiamo e quindi saranno imperfette. Però per ora sono perfette. Quindi io devo trovare qual è il delta x che fa combaciare la stima con le misure. E sono infiniti. Se sono infiniti, minimizzo qualcosa. E a questo punto cosa minimizzo? Guardate, l'idea è quella di minimizzare non solo la norma, cioè il minimo spostamento, perché se la stima di prima era buona, ma perché io devo fare una variazione enorme, ma la norma pesata, cioè il minimo nella norma di delta x pesata, pesata tramite chi? Tramite la matrice di covarianza. Guardate, x è un vettore, alcune componenti del vettore saranno componenti di cui mi fido di più perché hanno la varianza. Altre mi fido di meno perché hanno la varianza ampia. E allora io sono disposto a cambiare di più quelle con la varianza alta e di meno quelle con la varianza piccola. E matematicamente ottengo questa cosa utilizzando questa norma qua. Cioè pesando tramite l'inversa di P la mia norma. Ok? Quindi che cosa stiamo ottenendo? Otteniamo che il delta x è quello che azzera questo tramite la minimizzazione di questa norma. Ha un nome particolare, ma non sta scritto qui, ma non mi interessa. Ora vediamo anche un'interpretazione grafica di questa operazione che stiamo facendo. Quindi di fatto, vabbè, y uguale cx, vabbè, tutto spazio a fine, non ci interessa. Esistono infinite situazioni delta x e quindi questo è quello che io sto facendo, c'è scritto quello che abbiamo appena visto, va bene? Ma dal punto di vista matematico
Io questa cosa la so risolvere, sì, perché so che è una sono inversa, guardate, questa qua la posso scrivere come x uguale a sono inversa b, oppure in MATLAB io vi dico proprio a trovare la bimb di a per b, va bene? Dal punto di vista della notazione questa è la sono inversa. La sono inversa come la ottengo? Beh, la sono inversa pesata a quella espressione lì. Cioè questa espressione mi consente di dire che quindi delta x è uguale, guardate, questo qui è il termine noto, poi c'è la c che è la matrice dei coefficienti e c'è la p che è la matrice dei divisi. Le metto tutte quante insieme e ottengo, disegnato, c trasposto, cp a meno 1 per, vabbè, il termine noto che quindi è y meno cx. Ma questa qui non è ancora il guadagno, diciamo, di Kalman, è simile, ma manca ancora qualcosa. Perché se noi guardiamo nel guadagno di Kalman, vedete che PC trasposto c'è qualcos'altro. Beh, c'è il rumore, c'è la matrice covarianza del rumore di misura. Quindi se io reimpostassi il problema, io qui avrei proprio RP più ho, diciamo, l'aggiunta di questa matrice definita positiva. Questa è nota come pseudo inversa smorzata, damped least square. Ha un nome perché diciamo, non è un risultato, diciamo, del filtro di Kalman, questo è un risultato dell'analisi. Cosa significa aggiungere del rumore? Significa che a questo punto questa equazione, quindi non abbiamo fatto i calcoli adesso per la formula con la matrice covarianza, significa che a questo punto io sto dicendo sì, ho le misure, ma non sono perfette. Per cui, diciamo, dal punto di vista matematico questo si traduce nell'avere qui questa matrice definita positiva. Non siamo entrati nei dettagli di come, per cui non è, sicuramente non è evidente. Bene, vediamo qualcosa in più, vediamo proprio graficamente un disegnino, vediamo che cosa succede con un caso numerico. Allora, guardate qui, io che cosa ho? Vediamo cosa sto cercando di disegnare, di trasmettere con questo disegno. N uguale a 2, così posso fare il disegno, quindi ho due elementi dello stato. La mia matrice C è 1, 1, ok? Quando io vado a prendere una misura, questo significa che io ho una misura, ho C è 1, 1 per x1, x2. Questo qua è un numeretto, 10, perché ho preso la misura, per cui quello è 10. Che cos'è? X1 più X2 è uguale a 10. Ma che cos'è X1 più X2 è uguale a 10? È sotto spazio affine. Che cos'è? Una retta. Va bene? Ma allora cosa significa? Significa che le mie misure mi stanno dicendo: guarda, la tua stima dello stato può essere ovunque su questa retta ed è compatibile col fatto che tu hai letto 10 da qua. Tu hai letto 10 e la somma delle due può essere 5 e 5, può essere 6 e 4 e così via all'infinito. Ok? Ok, quindi le mie misure mi dicono questo. La mia stima a priori mi dice questo. Ovviamente fuori dalle misure, no? Perché sennò è troppo bello. È chiaro che c'è sempre un errore. Chi me la dice questa? Beh, il modello, la pallina che scende. Per me si deve trovare qua. In realtà le misure mi dicono, no, sta qua, ma qua dove? È uno qualsiasi di questi punti. Allora, cosa deve fare il filtro di Kalman? In assenza di rumore,
da x segnato deve calcolare il delta x che mi porta da qualche parte sulla retta, perché la retta è perfetta in questo momento, va bene? Ok, e allora facciamo delle ipotesi che mi servono solamente per fare il disegnino. La retta è perfetta, per cui la matrice di covarianza è uguale a zero, cioè non sto facendo inizialmente il disegnino senza rumore di misura, ok? Quindi RV è uguale a zero. Per fare il disegno devo ipotizzare una certa matrice di covarianza della stima dell'errore. E decido io adesso di fare 1, 0, 0, 1. Che cosa sto dicendo? Adesso vi voglio fare un caso numerico e vi voglio far vedere cosa succede se mi fido in egual maniera delle due componenti dello stato. 1 e 1, ok? Poi 0 e 0 perché? Perché deve essere definita positiva, non voglio complicare la cosa. Io calcolo il guadagno di Kalman, perché lo posso calcolare con questo. Questo vale 0, la C ce l'ho, la P ce l'ho, questo ce l'ho, calcolo il guadagno di Kalman. Ok? E cosa viene? Viene che il guadagno di Kalman è questa matrice 2 per 1. In questo caso questi sono i valori, 1 e 1. E cosa viene se calcolo delta x? Guardate, delta x sta andando qui. Da qui, guardate come la disegno delta x. La disegno perpendicolare. Perché è perpendicolare? Perché siccome la covarianza è una covarianza simmetrica 1 e 1, lui si fida in egual maniera sia della componente x1 che x2, per cui minimizza semplicemente la norma dello spostamento e va sulla retta perché non c'è il rumore di misura, per cui qua è perfetto, quindi lui da qua va, ok? E questo è il delta x. Sì, però questo lo capisco, voglio vedere che succede se la matrice non è la stima della covarianza del rumore, se non è U, la matrice di entità. Che succede? Quindi ipotizzo che abbia un valore diverso, per esempio se guardate ho cambiato solamente questo 2 qua, va bene? La situazione è la stessa, RV uguale a 0, P segnato 1, 0, 0, 2. Calcolo il K e guardate cosa succede. Il K sta propagando l'errore in maniera diversa sulle componenti di X1 e X2 e sta cambiando di più la seconda componente che quella che ha un valore della covarianza più alta, mi fido di meno. Mi fido di più della prima componente, allora la cambio di meno. Queste misure le attribuisco, l'errore che viene dalle misure lo attribuisco di più alla variabile di cui mi fido di meno. E se guardate, quindi questo delta x adesso è cambiato. E io ho anche disegnato l'ellisse isopotenziale qui, quindi questa dovete immaginare che qui ci sia la gaussiana multivariabile che è centrata su x segnato, va bene? E l'avete tagliata, questa è la tangente all'ellisse, quindi avete tagliato questa ellisse qua. È un'ellisse anche in questa precedente, però è una circonferenza, va bene? È sempre un'ellisse con i semiessi uguali, va bene? E se c'è rumore? E guardate, se c'è rumore lo vediamo in maniera intuitiva. Guardate, io sto andando da x segnato modello a y misure. In questo caso qua io sto dicendo le misure sono perfette, allora il filtro abbandona completamente x segnato e va su y. Ma se io dico questa è la misura, ma guarda che non, e allora che fa il filtro? Va verso la misura, però poi ha due cose di cui non si fida, sia il modello che la misura, quindi quanto ci va? Di una quantità che dipenderà dal peso relativo di quanto mi fido della misura e cosa. E quindi graficamente guardate la direzione è la stessa, ma rimango un po' più su x, non vado completamente perché a loro volta le misure intorno, vedete ho fatto la linea verde, in realtà diciamo la volevo fare, la dovrei fare quando c'ho tempo, la devo fare
che in qualche modo rappresenta il fatto che quella a sua volta ha un PDF di tipo gaussiano. Per cui questo è una sua volta un'incertezza, non è più una retta. Adesso questa è una cosa che è una, a sua volta una PDF. Ho lasciato comunque, quindi ho messo RV uguale a 1, i numeretti li ho presi a caso, però questi poi sono, il K è calcolato e così, e quindi io rimango attaccato un po' di più a X segnato. Ok? Ok, quindi diciamo, anche se non faccio la dimostrazione, io sto cominciando un po' a capire un po' di più il significato del filtro di Kalman e il significato dei guadagni, il guadagno di Kalman e il significato delle matrici di covarianza. Perché mi serve? Se io K lo calcolo, non è un mio grado di libertà. Da progettista qual è il mio grado di libertà? Le due matrici di covarianza. Quindi adesso il mio sforzo è quello di capire il filtro di Kalman come funziona per usarlo bene, ma soprattutto il mio sforzo è quello di capire qual è il ruolo delle due matrici di covarianza, perché sono le uniche cose che devo scegliere. Tutto il resto è sistematico. Posso sbagliare solo se sbaglio a scrivere, a digitare, a modello. Sì. Nel caso in cui delta x, la freccia delta x, vada oltre la retta y, mi direbbe che andrò a fare dei tappi. Non può andare, nel senso che dal punto di vista matematico, immaginiamo i due estremi. Io sto in x segnato. Allora io sto qua. Quello che succede adesso è questo diventa una marcia, va bene? E diciamo che questo è quello che è uscito fuori. Uno estremo l'abbiamo già visto, RV uguale a 0 mi porta qua. L'altro estremo sarebbe, che lo vedremo comunque, che il rumore di processo è 0. E allora io cosa vuol dire? Che non uso le misure e vuol dire che rimango qua. Quindi io in qualche modo, diciamo, in questo segmento rimango. Se vado o da qua c'è qualcosa che non va. Sempre relativamente alla sua domanda, su quella retta Y c'è una fascia di incertezza. Quindi se io sto dal lato superiore della retta, o dal lato inferiore, stare anche dal lato inferiore, dato che quella fa parte della regione, di questa regione di incertezza, di quella regione verde che ha disegnato nella slide. Cioè qua? Sì, esattamente. No, perché in realtà questo è il valore atteso, diciamo, questo quindi è il punto più probabile. E io da qua a un segmento, poi chiaro, se X segnato sta qua, il discorso è ribaltato. Però questa è una retta adesso perché ho due dimensioni, comunque il sottospazio affine potrebbe avere, le dimensioni relative possono essere diverse, no? Sì? Vabbè, se no poi me lo chiede quando vuole. Ok, quindi continuiamo a giocare con le interpretazioni. Per me il filtro può essere anche interpretato come qualcosa che un sistema dinamico che propaga che cosa? La stima e la covarianza della stima. Cioè io sto propagando in qualche modo, guardate, questo è un caso scalare, ok? Io metto le equazioni più semplici che io possa fare, tutto scalare, xk più 1 uguale 0,9 xk più una certa un certo rumore di processo, y uguale x più un certo rumore di misura, semplicissima. Io a un certo punto mi trovo con la stima a priori che è questa, e questa è la sua PDF. Quindi come faccio a disegnarla? Beh, la funzione ve l'ho fatta vedere, ci metto la covarianza, che in questo caso la matrice è uno scalare perché a n uguale a 1, e disegno questa curva. Ok, quindi questa qui è semplice. Applico le equazioni, da x segnato passo a
x cappello, utilizzando i nuovi dati, ovviamente sono tutti i numeretti che ho messo io per fare il disegno, e cosa cambia? Oltre alla covarianza, oltre alla stima, cambia anche la covarianza. In questo caso, se voi vedete, si è stretta e si è alzata, vuol dire che mi fido delle misure più che non del modello. Quindi in x cappello, io come uscita do x cappello e la covarianza. Dopodiché, beh, faccio un altro passo, un altro aggiornamento a questo punto di modello, e vedete che cambia un po' x segnato e si riallarga. Vuol dire che per questo valore numerico che io ho considerato, la matrice di covarianza del rumore di misura è più piccola, cioè mi fido di più delle misure. Infatti, se vedete, c'è un, proprio è 1,05, è scalare, quindi li posso proprio confrontare. Poi col matriciale, col vettoriale diventa un po' più difficile, però qua lo posso proprio confrontare. Quindi ogni volta che ho le misure si restringe, ogni volta che uso il modello si allarga. Bene? In questo caso specifico poteva succedere il contrario, se non il contrario. Quindi in qualche modo voi potete vedere il filtro di Kalman come un sistema dinamico in cui propagate anche la matrice di covarianza della stima. Ok, ora che faccio? Faccio dei calcoli, ve li risparmio, e scopro una cosa molto interessante, che il mio guadagno K, guardate il tempo variante, il guadagno K lo posso anche riscrivere in questo modo, non sono né approssimazioni né niente, semplicemente giocando un po' con le cose, lo riscrivo in questo modo, giocando con le matrici. E questo punto diventa molto più tangibile la considerazione che in qualche modo fino adesso era un po' fra le righe. Cioè, guardate, il mio guadagno è uguale a PC trasposto RPM-1. Sono matrici, non sono scalari, per cui io adesso lì, se vedete, c'è scritto proporzionale in italiano, perché devo fare attenzione. Chi è P? È la covarianza dell'errore. C è la matrice delle uscite, costante di un dato del problema. E questo è il rumore di misura. Cominciamo dal rumore di misura. Il rumore su misura, qua c'è RPM-1. Concettualmente questa è una divisione. Ok? Che cosa significa? Quanto più è alta la covarianza del rumore in misura, quanto più è basso il filtro di Kalman. E questo che significa? Molto chiaramente significa che uso di meno le misure, il K viene numericamente più piccolo, la correzione viene più piccola, rimango più agganciato a X segnato, quindi al modello. Perché io so che i miei sensori hanno una covarianza ampia. Ancora una volta, ampia detto da solo non vuol dire niente, infatti adesso arriveremo a dare un significato corretto. Quindi questo è il denominatore, ovviamente non lo posso mettere perché non è commutativo, ma concettualmente è il denominatore. E io chi ho al numeratore? Beh, ho la covarianza dell'errore. La covarianza dell'errore si dimostra essere influenzata dalla covarianza del rumore di processo. Che cosa significa? Che quanto è più grande, questo è proporzionale, diciamo. Ma allora cosa vuol dire? Guardate, le due covarianze giocano. Se io non mi fido del modello, vuol dire che ho una covarianza del rumore di processo alta, che influenza questa matrice P in maniera proporzionale, quindi questo è alto, vuol dire che il guadagno è alto, vuol dire che ti sto dicendo guarda, pesami molto le misure, perché questo è il segnale. Fino adesso io ho fatto un ragionamento assoluto, sbagliato, alto, basso, non vuol dire niente. Perché? Perché vanno messi
insieme le due covarianze, nel senso che è il peso relativo che alla fine mi dirà quanto vale K. Covarianza del rumore di processo è la mia fiducia nel modello matematico. Covarianza del rumore di misura è la mia fiducia nei sensori. Il peso relativo mi dice alla fine quanto uso le misure e quanto il modello. Quindi, professore, se R di A minore K è grande, significa che K è piccolo e quindi ci stiamo fidando, cioè il nostro sensore non è buono. Allora, lei ha detto però meno 1 è grande. Chi è grande? RB o RB a meno 1? Allora, sensore, allora, c'è scritto lì. Allora, facciamo. Allora, sensore come lo vuole? Buono o no? No. Allora, sensore scarso. RB, che cosa significa? È alto e basso. È alto. Quindi sta al denominatore, giusto? KB, K chiedo scusa, è basso. Sensore scarso, quindi il contrario, vedi, lì c'è scritto il contrario, quindi no. Cattive misure, covarianza di misura alta, guadagno basso. Buon modello vuol dire che questo alla fine viene basso con un buon modello e tende ad abbassare. Perché il discorso lo devo fare con tante virgolette e tanta attenzione? Guardate, n per n, questo è c trasposto, per cui n per m, m per m. Questo ha le dimensioni dell'uscita, questo ha le dimensioni dello stato. Il ragionamento va fatto con un po' di attenzione, questo è un ragionamento che ci dà qualitativo. Poi faremo però un caso sperimentale in cui vi faccio vedere esattamente il ragionamento da fare quando andate a prendere questi valori in un caso multidimensionale, molto più semplice di quello che sembra. Però all'inizio l'impatto, che cos'è? Un macello, perché questa è n per m, questa è m per m, come faccio a capire il peso relativo? Per ora è qualitativo, c'è molta euristica, c'è molto trial and error, che è un modo elegante per dire che andate per tentativi, cioè voi decidete dei valori, un po' di ingegneria, un po' di esperienza, cosa, dopodiché fate le simulazioni e giocate un po'. Allora è importante sapere cosa vi dovete aspettare se alzate o abbassate un certo guadagno. Va bene? Ora è tempo variante. Facciamo un altro paio, diciamo, di considerazioni. Poi ci fermiamo e la settimana prossima, vabbè, ovviamente ripeto un po' la parte iniziale e facciamo tutta una serie di esempi, va bene? Per cui diciamo, poi concretizzeremo un po' di cose. Questo guadagno è tempo variante, vedete che qua c'è la matrice covarianza che della stima è tempo variante, queste due sono costanti, ma questo è tempo variante. Si può dimostrare che, purtroppo non solo sotto ipotesi di stazionarietà, ma anche linearità, stazionarietà, osservabilità e controllabilità, il guadagno di Kalman raggiunge un valore di regime, quindi poi diventa una matrice di numeri, e particolarmente che la soluzione dell'equazione di Riccati, che è nota, diciamo, il nome è un matematico italiano, insomma, di qualche anno fa, ed è la soluzione di questa equazione a questo punto algebrica non lineare. Chi ce la dà? Il software. Ci sono le soluzioni numeriche, mettiamo dentro e ci cacciano fuori. Perché ci può interessare questo? Allora, se io so che il mio guadagno di Kalman dopo qualche campione va a regime a valori costanti, è inutile che per esempio in un sistema embed implemento il calcolo del guadagno, che poi alla fine non cambia mai perché mi dà sempre la stessa cosa, posso mettere direttamente il valore costante, sia per risparmiare i calcoli, anche se questa è un'esigenza che viene sempre, diciamo, scemando perché la potenza di calcolo aumenta, ma sia anche per evitare errori. So che va al regime, ci metto direttamente i valori di regime e ho tante cose di cui preoccuparmi, magari debuggo più facilmente il mio codice. Va bene?
Ragazzi, il filtro di Kalman viene trovato da diverse comunità in anni molto simili, cioè in anni 60-70, risolvendo problemi apparentemente diversi fra di loro. Per esempio, lo potete trovare definito Optimum Transient Observer, in cui è il risultato di un'ottimizzazione che cerca il guadagno, la struttura, il guadagno tale che il valore atteso della stima si annulla e minimizzi la stima dell'errore, la covarianza, diciamo, chiedo scusa, la covarianza della stima dell'errore. Alla fine vengono le equazioni uguali al filtro di Kalman, ok? Ovviamente non lo facciamo, diciamo, sono risultati che insomma sono stati raggiunti, sono un po' di conti, noi vediamo solo questa proprietà. Ancora, trovate il filtro di Kalman anche se imponete la bianchezza della innovazione, che forse qualcuno ha sentito se ha fatto, diciamo, nel primo livello in TLC. E cioè, se io impongo che, guardate, il valore atteso dell'errore all'istante I moltiplicato il trasposto dell'errore all'istante J sia impulsivo, che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, tutto quello che mi arriva come dati io lo sto utilizzando per la stima. Posso dimostrare che c'è la proprietà di ortogonalità fra la stima e l'errore, ok? Sono tutte proprietà, essenzialmente queste, diciamo, trovate più dalla comunità dei colleghi di segnali che non da quella nostra dei controllisti. Però alla fine si scopre, libri diversi, si scopre le equazioni sono esattamente le stesse. Quindi queste sono tutte proprietà, diciamo, del filtro di Kalman. Ragazzi, è stabile il filtro di Kalman? Questo non si sa. Cioè, guardate, se io metto insieme le equazioni, ho ancora una volta un'equazione differenziale, un'equazione di differenze, siamo al tempo di scritto, in cui la matrice dinamica è questa. Quali sono gli autovalori? Non è semplice. Quindi esistono dei risultati matematici che chiedono ipotesi molto restrittive. Nessuno le verifica, si implementa e tendenzialmente ci fidiamo del fatto che la maggior parte delle volte è stabile. È una curiosità, però insomma è una cosa che potrebbe essere un po' delicata. Ok, io mi fermerei qua perché insomma oggi abbiamo fatto comunque due lezioni di teoria, entrambi gli argomenti abbastanza impegnativi, e continuiamo e finiamo con Kalman quindi mercoledì prossimo. Martedì andiamo in aula informatica e ci divertiamo a implementare l'osservatorio di Bamberg. Va bene? Domande?